Ciao, mini video a tema letterario. Questa volta voglio mostrare dei libri usati comprati su una bancarella 1 euro che saranno le mie prossime letture. Avverto, quello che dirò è basato sull'aver letto solo le trame per adesso. Il primo libro è, chiedo scusa se pronuncerò male il nome dell'autore, Jerome K. Jerome, Tre uomini in barca. Che poi ho scoperto dalla trama, non sono solo tre uomini, c'è anche un cane, ed è la gita, una gita sul Tamigi, durante la quale si susseguiranno una serie di episodi, tra cui alcuni tragicomici. Poi, altro romanzo è La serie di Oxford, che è un giallo, dove c'è una serie, ci sono, c'è. Una serie di omicidi collegati tra loro da vari indizi che solo una mente matematica può interpretare. In questo caso le menti matematiche sono due, e matematico è anche lo scrittore Guillermo Martinez, che in comune con uno dei due protagonisti ha che entrambi, sia lo scrittore che uno dei protagonisti, essere argentini. Poi, altro romanzo è questo qui di Graham Greene, Quinta Colonna. Ambientato a Londra negli anni 40, mi ha incuriosito perché racchiude vari generi, ne cito due, poliziesco e di spionaggio, e il protagonista lotta contro il nemico ed è all'angosciosa ricerca dell'amore, il che mi ha portato anche, mi ha spinto a comprarlo perché mi sono chiesta chissà che fine ha fatto lei. Poi, altro libro, che in realtà non è un romanzo, sono due racconti. Io David Grossman lo conoscevo per il romanzo Che tu per me sia il coltello. Questi sono due racconti, di cui uno dà il titolo al libro, Col corpo capisco. Uno parla d'amore e l'altro di tradimento. Il tradimento che un uomo racconta a tema tradimento è quello di un uomo che ha conoscenza che la moglie lo tradisce con un altro. L'amore è quello di un uomo al capezzale della madre e madre che racconterà al figlio di un suo amore per un giovane. Poi, altro libro è La donna della domenica. Questa è una trama molto stringata. È un poliziesco ambientato a Torino, quindi altro non so dire se non che io conoscevo, o meglio, Fruttero e Lucentini per me sono nomi legati al mondo della sceneggiatura, quindi due sceneggiatori, e non nego che mi ha sorpreso, trovare questo libro. Ho fatto un po' di ricerca e l'unica cosa che ho trovato è che La donna della domenica è anche un film. Poi, ultimo, Il violinista di Schindler, storia di un'amicizia di Angela Krumpen. È la storia di Judith, una ragazzina amante del violino, come l'anziano Michael. I due hanno in comune anche un'altra figura, che è Oskar Schindler, perché Michael è stato salvato da Schindler durante l'Olocausto e Judith conosce Schindler, meglio ha conosciuto la sua figura, attraverso il film Schindler's List. Aggiungo, Judith ama il tema musicale di quel film. E questi sono i due dettagli che li porteranno a vivere questa storia raccontata in questo libro e della quale io sono rimasta incuriosita e che non mi rimane da leggere. Bene, ora non mi resta che salutarti, sperare di non averti annoiato e grazie per avermi ascoltato. Ciao!